C'è anche una stella verde a brillare sopra il ristorante La Presef dell'azienda agrituristica La Fiorida di Mantello, a conferirla la guida Michelin, il riconoscimento che per il ristorante di chef Gianni Tarabini si affianca alla stella classica, premia sostenibilità e autenticità. Siamo felicissimi del riconoscimento che la guida Michelin 2022 ha deciso di conferire al nostro ristorante La Presif. In cucina sono tutti super felici e ovviamente anche noi siamo veramente, veramente contenti. Questo riconoscimento viene dato soprattutto per la sostenibilità dell'azienda. Noi già attualmente produciamo il 36% dell'elettricità che utilizziamo in azienda grazie ai nostri pannelli solari. Tutto quello che, diciamo buona parte di quello che viene utilizzato in cucina viene prodotto direttamente in azienda, sia per il ristorante 4 stagioni che per la Presif. La stella verde ci gratifica e ci riconosce un concetto di etica e di crescita condivisa con il territorio e tutti i miei colleghi della Fiorida. In primis vorrei ringraziare Davide Maddalena e Stefano Piazza. Filiera corta che non si esaurisce all'interno della Fiorida con tutti i prodotti che noi produciamo, sia nel caseificio, il macello, i colleghi contadini, i colleghi macellai, i colleghi dello spaccio, ma coinvolge tutto il territorio, sia i piccoli produttori e anche i piccoli artigiani. E oltre a questo abbiamo proprio uno stretto rapporto con le caseifici della zona, degli alpeggi, con i pescatori, con i cocciatori e con i produttori di vino, che in Valtellina è una delle cose più caratteristiche. E questo premio ci dà anche nuova linfa, nuova energia per continuare a credere in questo progetto. Vendiamo sogni, vendiamo memorie, vendiamo gusto, e questo gusto è che tu provi nei piatti, ti accendono vecchi ricordi da bambino. Proseguirete su questa strada della sostenibilità, immagino, dopo questo riconoscimento. Assolutamente sì, infatti abbiamo in progetto la stalla nuova che di sicuro molti di voi avranno visto passando qui sulla superstrada. Diciamo che sarà in realtà è un progetto fatto per il benessere dei nostri animali. I nostri animali rimarranno sempre le 120 vacche in mungitura che abbiamo attualmente, ma avranno molto più spazio a disposizione. Infatti la stalla ha più o meno la superficie aumentata di 3 volte rispetto a quella che è ora. Inoltre andremo a utilizzare il biogas con le deiezioni dei nostri animali, produrremo quindi energia da poter utilizzare nella nostra azienda. E successivamente andremo anche ad aumentare il numero di pannelli solari che andranno messi su una parte del tetto, ovviamente la parte esposta sud, e grazie, diciamo, a tutte queste novità raggiungeremo l'autosufficienza energetica.